di Misano, test delle Superbike e Superstock del team BMW Motorrad Goldbet Italia e del team Motorrad Germany. Abbiamo testato oggi entrambe le moto, facciamo un piccolo confronto con Massimo Roccoli, pilota del Mondiale Supersport. Massimo, quali sono le differenze principali che hai notato tra la moto di Landry e quella di Fabrizio? Beh, la prima cosa posso dire è la posizione in sella. Ho trovato la moto di Marco molto più rigida e con una posizione in sella comunque sia più adatta al mio stile di guida, anche perché comunque le caratteristiche fisiche sono molto simili. Una moto un pochino più estrema, un pochino più reattiva e un anteriore molto molto stabile, mentre invece quella di Michelle è comunque un pochino più, diciamo, un pochino più confortevole, un pochino più comodo da stare seduto in sella. E a livello di motore vanno fortissimo tutti e due, e sicuramente i due piloti utilizzano un cambio finale differente, perché con la moto di Michelle si gira in quinta marcia, mentre invece con la moto di Marco si gira con la sesta, quindi evidentemente la moto di Marco è un pochino più corta. Questo ti permette di avere un motore molto più potente in uscita dalle curve. È vero che comunque non ho spinto sino al limite, quindi tante volte uscivo dalle curve con il motore sottocoppio. Comunque vanno fortissimo tutti e due, hanno un avantreno spettacolare questa BMW. Ecco, questo ci interessa. Parliamo un pochino della Superbike in genere. Tu hai conosciuto i Superbike di qualche anno fa, hai fatto wildcard di Superbike, ne hai guidate diverse. È qualche anno che non guidi una Superbike. Adesso hai guidato due moto buone, di quelle ufficiali. Melandri ha vinto questa moto, la moto del team Goldbet Italia è comunque spesso in lotta per le prime posizioni. Quali sono le cose più importanti, le differenze anche rispetto a una Supersport, o in assoluto le cose piacevoli di questo tipo di moto, che sono lo stato dell'arte delle derivazioni stradali? Beh, a livello di una Supersport si può dire che, nel senso, come sono salito sulla moto pensavo subito di trovare qualcosa di diverso, invece alla fine la posizione di guida molto simile a una Supersport, comunque come ingombro, diciamo, quindi stai sulla moto, stai comodo e si guida veramente bene. È chiaro che hanno una potenza esorbitante, l'elettronica fa paura, basta pensare comunque il controllo anche in staccata, che la moto non si intraversa mai, è che fai fatica veramente a tenere giù la ruota davanti, specialmente qui a Misano, che è un circuito dove si utilizzano rapporti corti, ogni volta che inserisci le marce la moto ha una potenza assurda. Hai questa BMW, ha un avantreno bellissimo, riesci a entrare in curva con i freni in mano, sai sempre dove hai la ruota anteriore, e questo ti permette giro dopo giro di spingere sempre di più e di darti una confidenza tale da riuscire a entrare in curva come vuoi. Massimo, abbiamo testato entrambe le moto, tu conosci già in passato il comportamento di una Superbike, anche se non hai mai guidato una moto ufficiale, già da qualche anno forse che non sali su una moto Superbike. Cosa ti ha impressionato in assoluto di queste due moto, quella di Melandri che già ha vinto una gara, quella del team Goldbet Italia che è comunque piuttosto competitiva e che rappresentano un po' lo stato dell'arte delle derivazioni di serie? Queste moto cosa hanno di veramente particolare e anche di piacevole da utilizzare per un pilota esperto come te? Come sono salito sulla moto pensavo subito qualcosa di strano, mentre invece la posizione di guida è stata la cosa che mi ha colpito di più, nel senso che scendo da un 600 e salgo su una Superbike pensavo a tante differenze. Le moto vanno veramente forte, sono settate diversamente a livello di cambio, perché con la moto di Michelle si gira in quinta marcia, mentre invece con quella di Marco si gira in sesta marcia. Hanno un avantreno formidabile, nel senso che si riesce a entrare in curva frenando ogni giro, ogni curva riuscivo a forzare sempre di più, anche perché con l'engine brake di queste moto si può permettere di entrare in curva senza che il posteriore si intraversa o che fa dei movimenti particolari e strani. La cosa che mi ha colpito di più delle due moto è la ciclistica, che comunque è veramente semplice da guidare. La moto di Marco è un pochino più reattiva, mentre invece la moto di Michelle, concedetemi il termine, è un pochino più confortevole e ti permette di sentire un po' di più dov'è la moto. L'ho trovata, come dire, un pochino più morbida, penso che sia solo esclusivamente una differenza di guida. Il motore ce n'è tanto, ambedue le moto, anche se si girano con dei rapporti differenti, si fa fatica a tenere la ruota anteriore appoggiata a terra, difatti fuori dalle curve conviene utilizzare il gas parzializzando, perché se fai on e off è veramente una forza bruta. Sono due moto veramente fantastiche. Massimo, grazie dunque della tua disponibilità e per averci fornito un'analisi tecnica decisamente più professionale nell'utilizzo di questi mezzi, che non sono per un motociclista normale. Ti facciamo anche in bocca al lupo per il continuo del tuo campionato, anche se adesso forse attraversa una fase difficile, e speriamo di vederti a breve competitivo come tu meriti. Grazie mille Lorenzo, ci tengo a salutare tutti gli amici di Motoblog. Per quanto riguarda la mia stagione, adesso sono momentaneamente disoccupato, però spero di ritornare presto anch'io sui campi gara.
Grazie ancora e ciao a tutti. Ciao amici, ciao ragazzi.